Juve a caccia del sesto posto e del Napoli-Parma senza ansie di classifica. Gli stimoli sono relativi, ma sono tutti bianconeri e la Juventus ha la prima vera chance del match. Passa un quarto d'ora, dice il cronometro, sponda di Iaquinta per il capitano Alex Del Piero, che realizza la rete numero 304 in carriera, calciando con il corpo all'indietro ma carezzando ugualmente il pallone con il piatto. Mirante è coperto e non può intervenire. Parma offensivo con Biabiani e Lanzafame alle spalle di Crespo. Lanzafame colpisce 5 minuti dopo il gol del vantaggio della Juventus, complice anche una deviazione di Chiellini. Non festeggia in qualità di prodotto delle giovanili della Juventus. Parma bravissimo ad amplificare gli errori difensivi tattici dei bianconeri, che non proteggono la difesa coi centrocampisti. C'è un'autostrada per Crespo, che rifiuta il primo gol nella sua nuova avventura con la maglia del Parma. Scarica per Lanzafame, doppietta personale, terzo centro consecutivo dopo quello realizzato alla Roma al Tardini la scorsa settimana. De Piero prova a rimettere la situazione in parità con il suo pezzo forte del calcio di punizione, che però termina un'unghia a lato, ripresa dentro Candreva per l'ectoplasma di Diego Felipe Melo, che gioca ampiamente sopra la sufficienza. La sufficienza carica il suo destro, viene intercettato però da Mirante, che si rifugia in calcio d'angolo. Ma poi l'icona della stagione della Juventus è il gol del 3-1 per il Parma, che colpisce di rimessa nelle praterie lasciate dai difensori bianconeri come al solito. Buffon ci mette una pezza ma poi crolla anche lui. La rete del KO definitivo, il 3-1, è di Biabiani. Le curve bianconere alzano i decibel della contestazione, proteggono soltanto Buffon tacciato di possibile partenza. Salutano a malapena Trezeguet e Camoranesi in pieno extra time. Arriva il punto del definitivo 2-3, lo realizza Iaquinta su grande invenzione di Marchisio, ma il succo della partita è già stato spremuto. Il Parma dopo 11 anni passa a Torino per la seconda volta nella sua storia. La sentenza del campionato invece è impietosa per i bianconeri. Juventus settima, chiamata a ripartire davvero o quasi, farà soltanto...